Cristiana, oggi un'intervista particolare per te. Le domande non le facciamo noi, ma davanti a te ci sono delle cartoline, ognuna con un argomento. Quindi a te la parola. La curiosità è donna, quindi iniziamo. Nuvolera. Nuvolera è il mio paese d'origine, dove è iniziata la mia lunga storia d'amore con il calcio, dove ho vissuto per tanti anni, dove ho fatto il mio esordio probabilmente nel calcio a 6 anni e con i maschietti di quel paese, e è un bellissimo ricordo. Mio papà ha una farmacia lì e quindi quando appena posso ci torno molto volentieri. Monti del Matese, Boiano, 1 maggio 2006, primo gol in Serie A, me lo ricordo molto bene perché era anche la mia prima partita esordio da titolare. E mi ricordo che feci il gol del 2-0 in area su una girata di destro ad incrociare che finì tra l'altro sotto le gambe del difensore. Terza, Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero, insieme a Baggio, è il numero 10 per eccellenza. Io, essendo juventina, l'ho potuto ammirare sin da piccola e mi ricordo tantissimo i suoi gol, me ne ricordo uno che poi è nato, il famoso gol alla Del Piero, e io lo guardavo, rimanevo affascinata dalle sue giocate, dal suo modo di accarezzare la palla, e dentro di me pensavo chissà se un giorno riuscirò a fare quello che ha fatto lui. E poi vabbè, negli ultimi giorni è arrivato anche un video suo, e non ci speravo sinceramente perché mi hanno chiesto di fare un video e io ho detto vabbè, tanto non risponderà mai, invece si è dimostrato ancora il grande uomo che è, quindi ne approfitto e lo ringrazio qui. Grazie Alex. Italia-Belgio, 80° minuto. Italia-Belgio, 80° minuto, è un ricordo bellissimo, è stato uno dei miei gol probabilmente più importanti della mia carriera. È stato un gol che ha messo un grande piede nella nostra qualificazione al mondiale ed mi ricordo benissimo il boato che c'è stato nello stadio di Ferrara, che è una cosa indimenticabile. E mi ricordo anche gli attimi prima, perché Martina Rusucci, che tra l'altro aveva segnato l'1-1, c'è stato uno scambio di sguardi con lei e mi ricordo benissimo il momento in cui ha detto: Cri, dobbiamo vincerla, dobbiamo segnare. E io a volte in queste cose ci credo e il destino ha risposto di nuovo presente, quindi è stata una sensazione bellissima, un'emozione indimenticabile. Esultanza. Allora, se vi riferite al fatto della mia esultanza, vi racconto che è nata un anno e mezzo fa circa, anzi no, di meno. Un anno fa, perché tutti mi dicevano: caspita, ma segni e non hai un'esultanza. Anzi, mi prendevano pure in giro per come esultavo, perché non è che preparassi qualcosa, quindi l'istinto mi portava a saltare in piedi e fare così, e mi prendevano tutti in giro. E allora mi hanno detto: scusa, ma inventane una, no? E allora con una mia amica ci siamo messi lì e abbiamo provato, riprovato. Poi alla fine è uscito questo gesto, che è un insieme di tanti significati, che però per scaramanzia ancora non vi dico. Le ragazze mondiali. È un gruppo di ragazze con dei valori sani, che sta bene insieme, soprattutto è questo che credo che sia la nostra forza. Riusciamo a trasmettere questo anche a chi sta a casa, e quindi quello che ti arriva è qualcosa di spontaneo, di sano, di naturale, che secondo me il calcio ha perso un po' in questi anni, quindi ritrovarlo con questo gruppo e vedere che comunque si trasmette anche al di fuori di questo ambiente è qualcosa di speciale. 7.300.000 spettatori. Queste sono le persone che hanno seguito l'ultima partita col Brasile. 7 milioni non saprei neanche scriverlo probabilmente con carta e penna. E quando abbiamo saputo questo dato è stato... siamo rimaste un po' a bocca aperta, perché non ci aspettavamo. Sapevamo che in tanti ci stanno seguendo, che ci seguivano, ma così tanti no. Quindi
dall'Italia arrivano voci che si stanno appassionando a noi, anche gente che non conosce niente di calcio, e questa è la vera vittoria. Comunque andrà questo mondiale, spero che andremo il più avanti possibile, però questa è una grande vittoria che sicuramente ci porteremo a casa. Italia-Cina. Italia-Cina è il nostro ottavo di finale e non vediamo l'ora di scendere in campo. Adesso che siamo un po' anche riposate, ne avevamo anche bisogno, però è il nostro unico pensiero, la parola Cina. E parlando così tra di noi, nessuno si aspettava di raggiungere un ottavo di finale, sì, ma di avere questa avversaria, non che sia assolutamente scarsa, anzi è proprio il contrario, temiamo molto la Cina, però raggiungerlo probabilmente, ecco, con questa consapevolezza forse era un po' difficile da pronosticare per gli altri, un po' meno per noi, perché alla fine la nostra forza la conosciamo. E eravamo partiti dall'Italia con l'idea di sorprendere tutti e vogliamo farlo anche martedì.